Ciao ragazzi, eccoci con un altro video. Oggi andremo a montare gli inserti Tannus Armor sulla nostra ruota. Questi inserti servono per limitare al massimo o addirittura annullare le forature. Ci sono varie misure di questi inserti. Io ho preso un inserto 27,5 che va bene per cerchi, per diciamo coperture da 1,95 a 2,50 e per cerchi con canale tra il 19 e il 33. Questo cerchio ha un canale di 27. Allora, questi si montano con la camera d'aria interna e si montano tra copertone e camera d'aria, proprio per far sì che questo inserto protegga da eventuali forature. Andiamo a vedere come si monta. Un'altra cosa, per le dimensioni delle mie ruote non servirà tagliare l'inserto, mentre per ruote più piccole, diciamo copertoni fino a 2,10, l'inserto andrà tagliato su questa linea qui marcata. Invece sopra i 2,10, 2,20, comunque c'è tutto specificato sia quando andate a comprare l'inserto, c'è tutto specificato sulle istruzioni. Però la camera d'aria che useremo sarà più piccola di dimensioni di quella che usiamo di solito senza questi inserti. Vediamo il copertone, è un 2,30 e adesso vediamo come si montano. Siamo sempre attenti al senso di rotazione, che è questo. Andremo a inserire il nostro inserto. Vediamo quanto ci fa tribolare. Dobbiamo stare attenti a mettere questo labbro nel canale. Quindi fisicamente lo andiamo a appoggiare al canale. Vediamo se sta dentro. Una volta messo bene tutto il labbro, il canale.
Andiamo a prendere la camera d'aria. Consigliata una camera d'aria più piccola, quindi molto più fina. Ad esempio, questo è un copertone da 2,30 e la camera d'aria è una camera d'aria da 1,70-1,90. Giù e la mettiamo dentro. Allora, questo dispositivo almeno da schiata tecnica è, diciamo che funziona anche tipo run flat, nel senso, se noi buchiamo, abbiamo qualche problema, teoricamente, da istruzioni, da specifiche, riusciamo a tornare a casa anche con la ruota bucata. Ora vediamo quanto è complicato riuscire a metterle dentro con camera d'aria inserto e copertone. Bella roba, bello massiccio, eh? Prima vediamo se riusciamo a mettere dentro il labbro con la camera. Ovviamente ci permette di girare anche con pressioni più basse, molto più basse di quello che usiamo normalmente senza l'inserto. Ok, allora. Sicuramente è una bella alternativa per chi non vuole usare il tubeless per una questione di manutenzione. Questo, una volta inserito, non ha manutenzione. Il tubeless sì. Raga, l'ha ammazzata. Lì mortacci tua. Scusate lo sfogo. Mamma mia, si è tosto. Sicuro che le mani non me ne sento più. Vediamo un po'. Ammazza, guardate, oh. Da prima di gonfiarla.
Abbiamo fatto tallonare. Vediamo se è tallonata bene. Sì. Eh sì. Possiamo portarlo anche alla pressione desiderata adesso. Lo mettiamo a 1,5. Mezzo, così abbiamo sicuramente un bel grip, cioè 1,5. Questo inserto è come 3 senza. Guardate, con me seduto sopra 1,5. Io peso 80, 81 kg. Bene, allora abbiamo visto come si monta un inserto Tannus Armor con camera d'aria. Grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto mettete un mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete un non mi piace. Ciao ragazzi, alla prossima.